Innanzitutto benvenuti, è un piacere rivedersi dopo tanto tempo perché purtroppo la pandemia ci ha costretto a utilizzare i mezzi elettronici per incontrare. Non ci siamo mai fermati, ma abbiamo usato i mezzi elettronici. Per cui questa, diciamo, è la prima grande occasione organizzata in presenza per riprendere le file del discorso e soprattutto per iniziare un cammino insieme. Questa occasione infatti darà l'inizio di un percorso, sarà l'inizio di un percorso. Come ben sapete, Papa Francesco ha indetto un anno dedicato alla famiglia, che si concluderà poi l'anno prossimo con una grande festa. Per cui l'ACDAL ha pensato di iniziare una riflessione e un confronto proprio su questa tematica. Ovviamente, considerando le problematiche che il nostro territorio sta soffrendo, a questa tematica così a cuore al Papa e quindi anche a noi, abbiamo voluto affiancare anche la tematica del protagonismo dei laici cattolici all'interno delle nostre città, del nostro territorio, per cui il titolo Famiglia e città camminano insieme. Non aggiungo altro perché abbiamo un pomeriggio molto ricco, abbiamo degli ospiti prestigiosi che hanno portato il loro contributo. Inizierà Ugo Ferrantino, che viene qui, fa le veci di Lodovica Carli, che per problemi familiari non è potuta recarsi qui a Foggia, ma ci ha mandato comunque il suo contributo. Lodovica Carli, per chi non lo sapesse, è la presidente del forum delle associazioni familiari a livello regionale, mentre Ugo Ferrantino è il presidente del forum delle associazioni familiari a livello provinciale, quindi la provincia di Foggia. E poi abbiamo un ospite venuto dal nord, il suo nome è Johnny Dotti, è un pedagogista, è un imprenditore sociale, è docente presso l'Università del Sacro Cuore di Milano e ci regalerà anche lui un contributo molto importante relativo a questa tematica che abbiamo scelto, che non è una tematica semplice, ma mi auguro che sia una tematica che sia a cuore di tutti. Per cui adesso innanzitutto voglio dare la parola al nostro ospite, al dottor Giangrande Sebastiano, commissario straordinario in rappresentanza del Comune di Foggia, che ci ha voluto onorare con la sua presenza, e lascio a lei la parola per un saluto e la ringrazio. Grazie a voi, non ho che complimentarmi per questa iniziativa, perché quando l'invito è giunto lì nella sede comunale, l'intera commissione, e quindi colgo l'occasione per estendere quindi anche il saluto e ringraziamento per questo invito da parte dei colleghi del prefetto Magno e della collega Rachele Grandolfo, abbiamo veramente, ci siamo compiaciuti, perché è qualcosa di utile, proficuo, di qualcosa che serve al territorio di questa città, oserei dire per venirne fuori, però lo trovo un po' esagerato, direi quasi per dimostrare che la realtà di Foggia è composta anche da un tessuto sano, un tessuto utile, proficuo, che nella logica della legalità, del buon senso, dell'equilibrio, del rispetto delle norme, della corretta sana amministrazione, riesca a dare il giusto contributo, perché la gran parte della città di Foggia merita questo. Mi si dice che c'è un ospite che viene dal nord, ecco, volevo rassicurarlo, tranquillizzarlo, insomma, non so che idea si fosse potuto fare della realtà di Foggia, però vorrei tanto sperare che insomma si possa convincere che anche qui, da queste parti, ci sia veramente tanta buona volontà, tanta attività utile, efficace, perché la società deve fare deve dare il proprio contributo. Noi dal nostro punto di vista ce la stiamo mettendo tutta, siamo qui da 3 mesi
stiamo facendo grandi sacrifici, stiamo cercando di porre in essere le basi di una sana e corretta amministrazione, e altro non è che applicare le leggi. Quindi teoricamente amministrare la città non è che sia complicatissimo, perché ogni decisione, ogni valutazione è ancorata a una legge che viene assolutamente poi letta, approfondita ed applicata. Quindi non ci sono tante fantasie metropolitane da applicare. Certo, ci sono da fare delle scelte, c'è un bilancio comunale, e quindi dal bilancio comunale bisogna stabilire se è prioritaria una scelta anziché un'altra. Anche qui ci appelliamo assolutamente all'equilibrio, al buonsenso e a quello che potrebbe essere il cosiddetto orientamento del buon padre di famiglia. Però ecco, l'aiuto deve venire soprattutto dal territorio, deve venire da voi, da queste iniziative che servono veramente a dare uno scatto di reni, una dimostrazione di dignità, di grande voglia di dimostrare che ci sono tante belle risorse utili per ovviamente il vostro contesto e per i contesti in cui poi ognuno di noi opera, perché ognuno di noi poi, come me compreso, al di fuori di questa realtà è un cittadino, quindi anch'io mi confronto con la pubblica amministrazione delle mie parti, anch'io sono un cittadino che frequenta la parrocchia, sono un cittadino che frequenta le istituzioni, e in quanto tale la testimonianza di tutti deve essere assolutamente finalizzata a dare, spero di non essere troppo ripetitivo, una dimostrazione di produttività, di utilità, di voglia di dimostrare che c'è veramente un tessuto sano che deve emergere perché il territorio poi finalmente possa camminare con le proprie gambe. È l'auspicio che mi sento di fare, perché noi siamo qui di transito, porremo in essere tutto quello che serve perché chi arriverà dopo di noi trovi le condizioni utili per fare ancora meglio di quanto noi non riusciremo a fare, sempre ed esclusivamente nel vostro interesse. Spero che queste iniziative non rimanga isolate, ce ne siano altre, perché tutto il contesto della società della città serve a dare una mano a noi e a voi stessi. Può essere la religione, può essere l'iniziativa dell'Azione Cattolica, può essere l'iniziativa delle società sportive, può essere anche l'apporto dei partiti politici, perché non è detto che ci sia del marcio nei partiti politici. I partiti politici, la loro eccezione generica, sono utili, proficue e sono delle istituzioni importanti se viste nella logica giusta. E così come in tutti gli altri contesti in cui c'è aggregazione sociale. Detto questo, ribadisco il saluto e il ringraziamento da parte dell'intera Commissione per l'invito che ci avete dato, e l'auspicio è che serva veramente a dare una dimostrazione innanzitutto a noi stessi, a voi stessi, ma a chi si vorrà approcciare a questo territorio che ritengo comunque bellissimo, che ritengo bellissimo, lo ribadisco, che ci sia veramente tanto di utile, sano e proficuo anche nel tessuto sociale di questa città. Complimenti a voi e grazie. Allora, dottor Giangalle, io la ringrazio e le preciso subito una cosa, che questa non sarà un'iniziativa isolata, glielo posso assicurare, perché il forum, come già dicevo prima, darà inizio ad un percorso dove noi laici cattolici ci vogliamo rendere protagonisti proprio per riprendere in mano un po' il nostro territorio e poter dare il nostro contributo. Per cui grazie per averci portato appunto i saluti del Comune, e la sua presenza qui sicuramente per noi è molto significativa, perché famiglia e città camminano insieme e significa anche questo, che le autorità poi magari accoglieranno le nostre eventuali proposte, e ce lo auguriamo con tutto il cuore. Assolutamente, condivido perché condivido pienamente questo invito e vi sollecito a farci pervenire le vostre idee, perché tra l'altro noi veniamo tutti da territori diversi ed è molto importante il dialogo, è molto importante il confronto, l'apertura, perché anche noi abbiamo necessità di renderci conto, al di là di quello che ci siamo già fatti, delle idee che ci siamo già posti, di dove andare a intervenire meglio e poter assecondare al meglio le vostre aspettative. Io poi ci terrei a scusarmi con la platea, però per impegni precedentemente assunti dovrò adesso salutarvi, ma veramente se fosse stato possibile sarei stato veramente ben lieto di partecipare all'intero
all'intera seduta, all'intera giornata, oggi e domani, perché da quello che leggo veramente è molto stimolante e molto interessante. Ci sarà occasione ancora per poterci incontrare. Ancora grazie.